Nella giornata di ieri la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata al villaggio Coldiretti, allestito a Circo Massimo a Roma, per partecipare all'evento organizzato dall'Associazione dei Coltivatori Diretti Italiani. Il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Luca De Carlo, le ha dato il benvenuto. Meloni ha rivolto un discorso appassionato sottolineando le sfide affrontate nell'ultimo anno. Ha dichiarato: «È stata una stagione in cui non ci siamo risparmiati. Non è stata un'annata semplice. Siamo stati chiamati a prendere decisioni difficili, ma le abbiamo prese con amore per la nostra nazione». La Premier ha condiviso le sue considerazioni dopo il suo ritorno da un viaggio in Africa. Parlando delle eccellenze italiane, Meloni ha enfatizzato l'impegno nel preservarle dagli sforzi di omologazione. Ha dichiarato: «Ci concentriamo su difendere la specificità, che rappresenta la grandezza dell'Italia, così come il lavoro che abbiamo tutelato quest'anno. Vogliono standardizzare i prodotti per tutti, ma non avranno successo poiché per noi la specificità è fondamentale». La Presidente del Consiglio ha anche affrontato le sfide economiche future. Ha dichiarato: «Nella legge di bilancio ci stiamo concentrando sulla lotta all'inflazione e sull'aiuto alle famiglie e alle imprese. Non possiamo permetterci di sperperare risorse o di sprecare denaro in progetti senza senso. La nostra attenzione è rivolta alle questioni cruciali: imprese, lavoro, reddito e famiglie». Ha concluso il suo intervento in vista dell'approvazione della legge di bilancio prevista per lunedì prossimo. Iscriviti al canale.